Buonasera per questo nuovo incontro. Continuiamo con le nostre riflessioni sul testo sacro. Siamo ancora nei testi sapienziali, se vi ricordate l'altra volta sul libro di Ruth e anche sulla donna di valore. Ricordate la lezione che ci fece Estera Battista. E oggi siamo ancora in questo ambito di testi che sono conosciuti come testi sapienziali. Anzi, stasera si parlerà proprio di donna sapienza, no? Che è uno dei modi con i quali possiamo rappresentare Dio, che è meglio di Dio degli eserciti, forse è meglio di donna sapienza. E abbiamo con noi la biblista Nuria Calduc Benages. Qua siamo dagli alti vertici, il vertice del Vaticano siamo praticamente. La cosa bella di Nuria è che parla, non so, 7-8 lingue, quindi lei è spagnola, catalana, poi parla tedesco, francese, inglese, italiano, oltre lingue antiche. Insomma, è una persona, a parte la sua competenza, è anche una persona amabile, che non guasta il fatto che sia una persona amabile, no? E quindi sono molto contenta di averla invitata, perché lei è veramente una biblista di fama internazionale e non solo insegna alla Gregoriana ma al biblico, con incarichi importanti proprio relativamente all'esegesi. E quindi a lei la parola per questa riflessione su Donna Sapienza, per capire chi è, come possiamo interpretarla e quali sono le tante sfaccettature che questa figura ci offre. Prego. Grazie Adriana, soprattutto per questo bel invito che mi ha fatto, no, di venire a Napoli. Adesso era da un po' di anni che non venivo. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Abbiamo visto il mare, oh che bello, perché io sono figlia del mare, anche io sono nata a Barcellona e mi manca il mare a Roma, troppi palazzi e poco mare. E quindi dicevo grazie Adriana per questo invito che, diciamo, ci unisce, no? Nella nostra, non dico lotta, nella nostra carriera che impegno che la portiamo avanti da tanti anni, no, per diffondere diciamo il ruolo della donna, soprattutto in questo caso nella Bibbia, che è, diciamo, il mio campo di specializzazione, ma soprattutto, come lei ha detto, il mondo sapienziale. E certamente io gli ho chiesto di farmi questo piacere di portarmi questo volume che ho curato io con un'altra studiosa, la tedesca Christel Meyer, perché è un volume di questa famosa collana La Bibbia e le donne, proprio dedicata alla letteratura sapienziale. Vedete, il titolo dice Gli scritti e altri libri sapienziali. E quindi parecchie cose, no, di quelle che io dirò, diciamo, trovano conferma, spiegazione, illustrazioni anche, no, in questo volume, che se veramente potete averlo e vi piace il tema, evidentemente può essere di grande aiuto. Allora, il mio compito questa sera è quello di indagare su Donna Sapienza. Vedete la figura che state vedendo, è una delle mie preferite, perché, come vedremo, Donna Sapienza non è una donna, Donna Sapienza è una personificazione letteraria, e quindi questa figura riflette bene questa situazione di figura, figura letteraria. Per me Donna Sapienza è una figura affascinante che mi accompagna da molti anni nella mia ricerca. Però devo confessare che, pur avendo convissuto con lei per tanto tempo, non riesco a capirla del tutto. Mi sfugge. Ecco, quando mi sembra di averla afferrata, mi accorgo che non c'è più, o almeno questa è la mia impressione. Allora prendo un testo per fare un esempio.
se uno prende il libro del Siracide o Ecclesiastico o libro di Bensira, come lo volete chiamare, al capitolo 4, versetto 11, ascoltiamo queste parole. Parla lei, donna Sapienza. Camminerò con il discepolo di nascosto senza farmi vedere. Ecco, senza farmi vedere. Quindi la Sapienza cammina con il discepolo, ma lo fa in un modo insolito. Ecco, con dissimulo, no? Occultandosi di nascosto. La Sapienza cammina accanto al discepolo senza farsi vedere, senza che lui avverta la sua presenza. Quindi la Sapienza diventa una presenza velata che però allo stesso tempo custodisce il giovane da vicino, come fa la mamma con il piccolo bambino quando vanno al parco. La mamma si siede sulla banchina, il bambino corre, gioca, va, torna, va indietro, la mamma chiacchiera con le altre amiche, però l'occhio sta lì sul bambino, casomai succede qualcosa. È una presenza velata che rispetta la distanza, rispetta l'altro, però vigila. Ho citato questo testo per dire che la figura di donna Sapienza è avvolta da un alone di mistero che mi attira sempre di più. Allora, diceva questo studioso, Roland Murphy, c'è la frase in inglese ma noi la traduciamo in italiano, diceva già nell'anno 1994, l'audace personificazione della Sapienza come donna apre una fessura nel linguaggio che, condizionato dalla cultura, parla di Dio in modo completamente maschile. Ecco, lo diceva già nel 94. Murphy parla di una fessura nel linguaggio, ma io andrei oltre e parlerei di una fessura nelle immagini, nei simboli, nella cultura, nell'ermeneutica, non soltanto il linguaggio. La figura di donna Sapienza è una personificazione audace, anzi, io direi la personificazione più possente della Bibbia. Nella Bibbia ci sono molte personificazioni al femminile. Anche qui faccio solo un esempio. Se prendete il Salmo 85, nei versetti 11 e 12, ascoltiamo. Misericordia e verità si incontrano, giustizia e pace si baciano, la verità germoglia dalla terra e la giustizia si affaccia dal cielo. Come se questi, diciamo, questi concetti, queste virtù fossero delle donne, ma non lo sono. La misericordia, la verità, la giustizia, la pace, non sono donne. Ripeto, la personificazione di donna Sapienza spicca su tutte le altre. È la più significativa, la più rilevante. Dove la troviamo? Tranne Coelet non c'è, è presente in tutti gli altri libri sapienziali, questi che noi consideriamo sapienziali, come Proverbi, vedete, Siracide, Giobbe anche e Sapienza. Quindi lì, in tutti questi testi che ho messo, si possono trovare testi riguardo questa figura. E come appare questa figura? Appare con diversi volti, come bambina, sorella, giovane, anfitrione, madre maestra, guida, compagna di viaggio, fidanzata, moglie accogliente. Quindi sono tutti volti diversi, però sempre femminili, sempre. Posso qui usare le parole di un altro studioso, Burton Mack, che dice, cito, «Essa è una maestra, colei che mostra la strada, che predica e impartisce la disciplina. Lei va in cerca degli esseri umani, va loro incontro sulla strada per invitarli ad un banchetto. È sorella, amante, moglie e madre. È l'albero della vita, l'acqua della vita, il vestito e la corona della vittoria. Essa offre agli esseri umani la vita, il riposo, la conoscenza e la salvezza». Una figura non facile, da cogliere. Inoltre, donna Sapienza
è una delle creazioni letterarie più interessanti della Bibbia per quanto riguarda una questione molto discussa negli ambienti biblici, cioè la questione dell'immagine femminile di Dio, che non la svilupperò perché non devo farlo, però voglio soltanto accennarlo. Il genere femminile della Sapienza è indiscutibile a livello grammaticale. In italiano è femminile, ma in greco è Sofia, è femminile, in ebraico è Chokmah, è femminile. Quindi forse si deve al fatto che nell'immagine di Dio, in prevalenza maschile, occorreva aggiungere elementi femminili che mancavano. Questo lo spiega molto bene la Gerlinde Bauman in questo libro. E in questo modo, c'è un'altra studiosa, la Intram Fischer, dice, in questo modo la figura di donna sapienza diventa legata al monoteismo post-esilico, che si apre a immagini non maschili di Dio. Quindi se esiste una divinità unica, deve riunire tutte le cose in sé, deve integrare tutte le funzioni di tutte le divinità, maschili e femminili, in un'unica immagine di Dio. Ecco, solo un accenno, come dico, questo tema non lo sviluppo. Donna Sapienza è molto vicina a Dio, molto vicina. Pur non essendo identica a Dio, è intimamente unita a Lui. Ricordiamo un testo programmatico, sempre dal mondo sapienziale, Proverbi 8, che voi avete qui sulla slide. Capitolo 8. E qui Donna Sapienza prende la parola e pronuncia un discorso rivolto a tutti, specialmente agli inesperti, dice il testo ebraico, quindi a quei giovani che ancora mancano di prudenza, di conoscenza, e quelli che ancora non hanno acquisito la disciplina dello studio, che stanno un po' persi ancora, non hanno pensiero critico e facilmente si lasciano sedurre da di cattive compagnie, degli stolti, e spesso vanno in rovina perché non sanno gestire la propria vita. Ecco, l'elemento più rilevante dell'intero discorso di Donna Sapienza è la stretta relazione che si stabilisce tra lei e Dio, tra il creatore e la sua prima creatura. È un testo bellissimo che qui non leggeremo tutto, ma voglio leggere soltanto alcuni versetti. Quello che è in rosso è la parte più importante per noi, ma poeticamente dobbiamo leggerla unita alla parte centrale che è in nero. Dice così, parla lei sempre, il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Vedete adesso che bello come il poeta ci spiega questi inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi nelle prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, ecco, io ero con lui come artefice. Ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Poeticamente è un poema, squisito, no? Però per noi adesso l'importante è vedere come l'autore sacro ci sta descrivendo la presenza di Donna Sapienza all'inizio del mondo. Prima che tutto fosse creato da Dio, lei c'era.
perché è stata la prima creatura. Quindi l'intensa attività creatrice di Dio, descritta nel testo, si può riassumere così: Dio crea la sapienza e crea l'universo. Deriva da qui che ambedue, la sapienza e l'universo, sono creature dipendenti da Dio. Creata da Dio prima del mondo, la sapienza assiste alla sua organizzazione e agisce come ponte tra Dio e gli uomini. Ecco, io direi una cosa è certa, che la sapienza è divina ma non è Dio. Non può esserlo perché lei è creatura. E al contrario, Dio è intimamente legato alla sapienza, ma evidentemente non è la sapienza, lui è il creatore. Nonostante ciò che ci sembra ovvio, il testo di Proverbi 8 sembra voler identificare la sapienza con Dio. Quindi sono così vicini l'uno all'altro che la loro presenza si confonde. Sentiamo la stessa voce, lo stesso desiderio di comunicarsi agli uomini. E questa è una di quelle dimensioni che possiamo dire divina, della sapienza, che ci interroga. Ecco, di fronte a questa figura misteriosa che sfugge i nostri schemi e che sfugge al nostro desiderio di racchiuderla in una descrizione, è lecito farsi delle domande, come facciamo noi, no? Ecco qui un po' di domande. Come mai questa personificazione al femminile? Come mai i saggi di Israele hanno creato questa figura? Quale significato nasconde questa figura? Come possiamo leggerla e interpretarla? Quale funzione teologica svolge Donna Sapienza nei testi che abbiamo citato? È possibile che ci sia qualche significato teologico profondo dietro questa figura camaleontica e con tanti volti? Io sempre dico che pare che la Bibbia, pur dedicando tanti versetti alla sapienza, abbia voluto preservare un'aria di mistero su di essa. Noi vogliamo sempre vedere le cose chiare, no? Che tutto quadri bene, come le matematiche. Chi è Donna Sapienza? Vogliamo una risposta. Donna Sapienza è? Difficile rispondere. Io faccio questo paragone quando faccio scuola. Pensate al servo sofferente del Deutero Isaia. Sì, poemi profondissimi, no? Che si accostano alla passione di Gesù, lo sappiamo bene, ma chi è il servo sofferente? È una domanda così difficile come questa che stiamo facendo qui. È una figura, una figura polivalente, il cui significato ti sfugge. Ecco lo stesso. Stesso capita con la sapienza. Quindi non abbiamo una risposta, come posso dire, soddisfacente o una risposta esauriente. Donna Sapienza, ripeto, non è una persona umana, ma non è nemmeno una dea celestiale come alcuni autori hanno voluto vedere. Diciamo, è vero che la figura che stiamo presentando ha delle affinità, per esempio, con la dea egiziana Maat, la dea dell'ordine, del cosmos e della giustizia. E di conseguenza ha anche molte affinità, diciamo, con la figura della dea Iside, che è la forma, diciamo, ellenizzata di questa dea Maat egiziana, che era molto popolare nel Mediterraneo. Ecco, ed altre divinità femminili. Ci sono delle affinità, ma nei nostri testi Donna Sapienza non viene mai presentata come una dea, come una divinità. Ecco, per dirvi che i testi che parlano di Donna Sapienza nella Bibbia sono testi poetici dove il contenuto è protetto, nascosto, velato, custodito dalla forma. E quindi dobbiamo trovare la maniera per poter entrare dentro e tentare di cogliere il significato. E scrive Paul Beauchamp, il grande studioso esegeta francese, al riguardo, scrive questo. Dice: la forma estetica è di per sé una specie di protezione.
una verità che, che sia presentata sotto la sua custodia è una verità velata e non potrà mai essere imposta per mezzo di un semplice ragionamento, né mediante verifiche incontestabili. Essa non potrà arrivare fino a noi ed essere recepita senza il concorso della nostra libertà di interpreti e ci inciterà a cercarne conferma in altri testimoni nel corso della storia e tramite lo scambio di vedute con altri interpreti. Quindi è una figura aperta. E ogni interprete, ognuno di noi, ognuna di noi, è libero, è libera di leggerla, di rileggerla, di interpretarla secondo, come dico io, i propri occhiali. Ecco, la mia risposta dunque sarà solo una tra le tante risposte che voi potrete trovare tra gli autori e tanti altri. Allora, per tentare di illuminare questa figura, io ho pensato a presentare nel resto del tempo che ho a disposizione un testo, solo uno. Ed è un testo molto bello, Siracide 24, dal 1 al 22. È chiamato così il discorso della sapienza o di donna sapienza o anche l'autoelogio, ma troverete in diverse presentato in diverse maniere. È il testo più conosciuto del libro del Siracide, il più commentato, perché si trova questa donna sapienza parlando di se stessa, facendosi un autoelogio. E i padri della Chiesa l'hanno citato molto, Cipriano, Gregorio di Nissa, Agostino, anche gli autori medievali hanno citato molto questo capitolo. E poi anche nella nostra liturgia, capitolo 24, viene applicato in modo accomodatizio, certamente, alla Madonna. La Madonna è femminile, la sapienza è femminile e quindi la liturgia ha fatto questo passaggio. E nelle feste mariane si legge, non tutto il capitolo 24, ma si legge un bel frammento di questo capitolo. Quindi Siracide 24 ha anche contribuito ad accostare la sapienza alla figura di Gesù di Nazaret. Quindi Cristo, parola di Dio, Cristo, sapienza di Dio, quindi c'è questo passaggio, noi non possiamo parlare di questo perché andremo oltre, no? Le nostre possibilità oggi, ma c'è questo legame tra la sapienza veterotestamentaria e la sapienza che troviamo nei sinottici, anche in Paolo. Ecco, allora, a partire dal capitolo 24, la sapienza, la Sofia, diventa la protagonista indiscutibile. Vedete? Io qui vi ho presentato tutto il capitolo 24, ma noi soltanto ci soffermeremo alla prima parte. Vedete che ci sono due discorsi. Parte A, discorso della sapienza, parte B, riflessione o discorso del saggio. Quindi io la seconda parte la ometto e mi concentro sulla prima. Questa prima parte, lo vedete voi, ha 22 versetti, dall'1 al 22. Benissimo, 22 versetti, come 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico. E quindi siamo davanti, anche se non abbiamo il testo ebraico di questo testo, è stato perso, abbiamo solo il greco, supponiamo che si tratti di un poema che chiamiamo acrostico alfabetico, che era molto utilizzato nelle scuole, così che i discepoli potevano imparare a memoria il testo con molta più facilità. Anche l'avete visto la settimana scorsa, bueno, non so se la settimana scorsa o l'ultima seduta con Esther, che avete fatto Proverbi 31, 10, 31, anche quello è un acrostico alfabetico, ma quello abbiamo il testo ebraico, quello sì. Bene, come lo abbiamo organizzato questo discorso della sapienza? In maniera molto semplice, in tre momenti, una introduzione, vedete i due primi versetti, l'elogio vero e proprio, dal 3 al 17, e poi una esortazione dal 19 al 22. Se qualcuno si domanda che fa questo 18GR2, è un versetto che appartiene a una forma lunga del testo che si chiama greco 2, che fu aggiunta, diciamo, in un momento posteriore al testo e quindi ha uno status
particolare. Allora andiamo quindi avanti e prendiamo già l'introduzione. La sapienza canta la propria lode, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Apre la sua bocca nell'assemblea dell'Altissimo e dinanzi la sua potenza proclama la sua gloria. Ecco, in questi due primi versetti l'autore, a modo di introduzione, spiega in che consiste l'attività della sapienza e il luogo dove lo svolge. Quindi l'attività e il luogo. Come viene descritta la sua attività? Guardate i verbi, le parole, diciamo, in color viola. Canta, proclama, apre la sua bocca e di nuovo proclama. Sono tutti verbi collegati con il fatto del parlare. Questo è molto importante. Quindi nel nostro testo l'attività principale è quella di parlare. Di parlare. E parlare è molto importante per l'essere umano. Parlare è molto importante per donna sapienza. Parlare è molto importante per ognuno di noi. Perché è una caratteristica nostra propria che ci permette la comunicazione, che ci permette di presentarci come persone autorevoli o misericordiose, tante possibilità, tutti quelli che abbiamo la fortuna di poter parlare. Ecco, donna sapienza si presenta, utilizzo le parole di Beauchamp, come un supporto autonomo della parola e si inserisce così nell'esistenza terrena. Quindi donna sapienza è una che parla, è una che parla, come vedremo davanti al popolo, è una che ha autorità, autorità come autorità il padre maestro, la madre maestra, eccetera, eccetera. Tuttavia il problema principale di questi due versetti non è la parola, ma è il luogo dove parla la sapienza, dove pronuncia il suo discorso. Allora, vediamo le parole sottolineate in nero, in mezzo al suo popolo, nell'assemblea dell'Altissimo, dinanzi la sua potenza. Ecco, allora, alcuni pensano che la sapienza si trovi in cielo, no? L'assemblea dell'Altissimo, in cielo, quindi nella corte celestiale, avvolta di tutti gli angeli, eccetera, eccetera. Altri pensano che cambia di luogo, che prima parla al popolo, e che poi parla alla corte celestiale. Allora, io direi così. Per quanto riguarda la prima interpretazione, io direi, mi sembra molto strano che la sapienza parli soltanto agli angeli, perché non fa senso nel testo. La cosa più normale è che la sapienza parli al popolo di Israele, in mezzo al suo popolo. E poi c'è questa ultima espressione, dinanzi la sua potenza, che è un'espressione tecnica che fa allusione al Tempio di Gerusalemme, quindi ad un'assemblea liturgica. Ecco, poi io non credo che la sapienza cambi, si sposti dal luogo, adesso parla in cielo, adesso parla in terra, adesso parla, diciamo, questo non è comprensibile, non ha una sua logica. Quindi per me più logico è pensare che la sapienza tiene il discorso in uno stesso luogo e che il saggio, forse per motivi stilistici, no, ha utilizzato espressioni diverse. Comunque sia, questi due versetti sono l'introduzione. Donna sapienza, la protagonista, parla di che cosa? Di sé, la propria lode, la sua gloria, e dove? Io direi in mezzo al popolo, forse in un contesto liturgico. Ok? Andiamo avanti. Questo elogio che fa Donna Sapienza, dice, io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e come vapore ho ricoperto la terra. Io ho posto la mia dimora nelle altezze e il mio trono era su una colonna di nubi. Ho percorso da sola il giro del cielo e ho passeggiato nelle profondità degli abissi. Sui flutti del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione ho preso dominio. Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nella cui eredità potessi sostare. Allora il creatore di tutto mi diede un ordine.
colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: pone la tenda in Giacobbe e fissa in Israele la tua eredità. Può sembrare un linguaggio un po' oscuro, ma non lo è. Vedrete che non lo è. Il testo è molto chiaro, il messaggio è chiaro. Quindi la prima cosa da sottolineare, vedete, è questo io, due volte all'inizio, prima persona singolare. Quindi stiamo ascoltando direttamente la voce di Donna Sapienza. E vedete che accenna alla sua origine divina. Sono uscita da dove? Dalla bocca dell'Altissimo. E uno può pensare al libro della Genesi. Tutti ricordate Genesi 1, quando Dio creava attraverso il linguaggio, no? Dio disse e quello che diceva si creava, e Dio disse e di nuovo, ogni volta. Quindi Dio nella Genesi crea attraverso la parola, e quindi la sapienza è stata creata tramite, diciamo così, la parola di Dio. Anche ci sono testi nella Bibbia come Isaia, Isaia 55, versetto 11, che tutti conoscerete: così sarà dalla mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. È la parola di Dio che ha questa capacità performativa, si dice oggi, no? Capacità di agire. Ecco, io voglio farvi vedere come questi versetti, questi 8 primi versetti, hanno una unità, e l'unità viene data dalla dimensione spaziale, dallo spazio. Vedete come incomincia il testo: sono uscita dal cielo, dalla bocca dell'Altissimo, perché Dio sta sempre in cielo, e guardate come finisce la freccia: in Israele la tua eredità. Quindi il nostro testo inizia in cielo con Dio nel luogo della trascendenza e finisce proprio in terra, ma non in terra nel mondo, no, 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 in una terra specifica con un nome proprio. Vedete, Giacobbe, Israele, e quindi i nomi propri indicano sempre qualcosa di concreto, qualcosa che ha radici, non una cosa generica inventata. Questo è molto importante. Quindi Dio crea la sapienza, diciamolo con parole nostre, e la manda alla terra a compiere una missione. E dove la manda in specifico? La manda alla terra, no? di Israele. La sapienza, vedete, fa tutto un giro, dice che ha girato nelle altezze, ha fatto il giro del cielo, ha passeggiato nelle profondità degli abissi, sui flutti del mare, quindi verso l'alto, verso il basso, nella terra. Ha fatto un giro incredibile cercando dove andare a finire, non sapeva dove andare, ma ci fu un momento, versetto 8, in cui il creatore di tutto, ricordiamo il testo di Proverbi 8 che abbiamo visto prima, gli dice: ok, hai girato già troppo, adesso scendi e metti la tenda in Giacobbe, Israele, nella terra, la terra di Israele. Quindi importante questo, perché la sapienza, pur avendo un'origine divina, ha una missione, ha una funzione da compiere tra gli uomini, qui, tra di noi. Quindi, diciamolo in altre parole, ha una funzione di mediazione, di fare il ponte. Voi ricordate i profeti erano i messaggeri di Dio, no? Quelle parole, quelle persone che trasmettevano il messaggio che Dio aveva dato loro. Sapienza fa lo stesso, in una maniera molto diversa. È stata inviata da Dio a compiere anche una missione. Bene, un passo in avanti. Qui è lo spazio che domina, questo è ovvio, si vede. Guardiamo il versetto 9. Dallo spazio passiamo al tempo, cambiamo dimensione, anche se solo per un versetto. Prima dei secoli, fin dall'inizio, egli mi ha creato, e per tutta l'eternità non verrò meno. Guardate l'insistenza, no? Di dire che è Dio che mi ha creato, questa insistenza forte. Ma qui io ho messo in colore viola,
tre espressioni che sono temporali, prima dei secoli, fin dall'inizio, per tutta l'eternità. Sono espressioni che noi possiamo dire inizio e fine, espressioni polari che vogliono abbracciare tutta l'immensità del tempo, dall'inizio alla fine, per sempre. Quindi ci sarà sempre, è stata la prima e ci sarà per sempre. Quindi questo è anche una, diciamo, un elemento da sottolineare, che troviamo anche in Proverbi 8, quel testo che abbiamo visto, e in altri. Però dopo lo spazio, dopo il tempo, scusate, torniamo allo spazio. Ma vedrete che andiamo pian piano avanzando. Dal cielo siamo passati all'universo, dall'universo siamo atterrati in Israele, ma non abbiamo finito il viaggio. Allora, Siracide 24, 10, 12. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama, come ama me, mi ha fatto riposare. E in Gerusalemme è il mio potere. Ho messo le radici in un popolo glorioso, nella porzione del Signore, Israele, e la mia eredità. Quindi, vedete come pian piano, come se avessimo una camera, ci siamo accostando. Ogni volta il luogo si diventa più concreto, più preciso, più delimitato. Guardate il testo, l'espressione in blu e l'espressione in viola. In blu nella tenda santa, nella città che gli ama, in un popolo glorioso, sono tutte espressioni spaziali, di luogo. In Sion, in Gerusalemme, in Israele, sono espressioni anche spaziali, ma concretissime, con un nome proprio, l'ultimo lo dobbiamo intuire. Ecco, allora, cosa si può vedere in questo testo? Io vedo un movimento centrifugo, diciamo come la lavatrice, un movimento centrifugo che parte dal centro e si espande verso l'esterno. Allora, prendiamo le parole del nostro testo. Che c'è nel centro? Il Tempio, dice nella tenda santa, e poi dice Sion. Quindi al centro di Israele, non c'è dubbio, questo è indiscutibile, è il Tempio, che si trova nella collina di Sion, la parte più santa. Se andiamo oltre, dove sta il Tempio? Gerusalemme, che dice il testo che è la città amata dal Signore. E dove sta Gerusalemme? In Israele, che è l'eredità del Signore, il popolo glorioso. Quindi vedete come l'autore è un poeta, no? E ci presenta diciamo, la dimora della Sapienza in una maniera spaziale, ma molto accurata, molto accurata. Quindi il Tempio, Gerusalemme, vero? E Israele. Un passo in avanti ancora. Adesso, a partire dal versetto 13, emerge una metafora. È la metafora dell'albero. L'albero con le foglie, i fiori, le radici, tutto quanto. L'albero. E la Sapienza utilizza questa immagine che voi anche la conoscete, l'immagine dell'albero è un'immagine molto frequente nelle mitologie antiche. Io ho guardato un po' in tutte le culture e quindi si trova in tutte le culture del mondo. L'albero è fonte di fertilità e perciò viene abbinato, diciamo, alla donna, all'elemento femminile perché porta la vita. E anche l'albero cosmico, l'albero della vita, è collegato all'immortalità, no? Allo spazio sacro, diciamo, a quello spazio dove il cielo e la terra si toccano. E in ultimo termine, questo albero fa capo al Eden, al giardino dell'Eden, al paradiso terrenale dove c'era l'albero della vita. Ecco, allora, tutto questo c'è dietro questo testo, anche se non viene detto.
Comunque, cosa fa la Sapienza? Si presenta come se fosse un albero. Sono cresciuta come un cedro del Libano e come cipresso nei monti dell'Ermon. Sono cresciuta come una palma in Engadi e come piante di rose in Gerico, come ulivo maestoso nella pianura e come un platano sono cresciuta. Un platano, l'albero, non la banana, il platano. Ecco, allora, guardate il verde, sono tutti i tipi di alberi, arbusti, e in viola abbiamo i luoghi. Luoghi concreti, con nome proprio, Libano, Ermon, Engadi, Gerico. L'unico che non è proprio è la pianura, però uno che conosce Israele sa che la pianura è la Shefelah, si chiama così, la parte, adesso la vedremo, che separa la costa dalle montagne di Giuda, Shefelah o pianura. Allora, io voglio farvi vedere, così è più bello, se lo guardiamo in immagini. Allora, abbiamo il cedro, no? Del Libano, il cipreso nei monti dell'Ermon, tutto questo è al nord, abbiamo anche la palma, come abbiamo noi, di Engadi, abbiamo la rosa di Gerico, che è un tipo di rosa, questo tipo di rosa silvestre, abbiamo l'olivo, per carità, tipico mediterraneo, e il platano è questo albero che io ci giocavo quando ero piccola, perché ha quelle palline che si può giocare, no, con quello. Però la cosa interessante che io voglio farvi vedere è questa, è la distribuzione. La distribuzione. Al nord, quelle due frecce rosse, abbiamo il Libano, come oggi, il monte dell'Ermon, Libano ed Ermon. All'est abbiamo Gerico, che è la freccia centrale, c'è Gerico, e poi accanto al Mar Morto, vedete l'altra freccia, e Engadi, che è una specie di giardino, è un'oasi, molto bello, accanto al Mar Morto. E poi all'ovest, proprio, c'è l'ultima freccia, che è questa pianura che dicevo, la Shefelah. La Shefelah. Allora, perché questo? Perché questo interesse, no, di precisare così bene le piante, gli alberi e i posti dove crescono queste piante? Per far vedere la totalità della terra di Israele. Quindi la Sapienza, sono cresciuta, si espande, diciamo noi, da nord a sud, da est ad ovest, quindi dappertutto il territorio. Questa è l'idea. Non c'è posto dove non ci sia la Sapienza. Dio l'ha mandata e la Sapienza si è diffusa per tutto, tutto il territorio. Quindi è veramente una presentazione poetica incredibile, delle poche che troviamo nella Bibbia, perché sì, gli alberi li troviamo, come no, e i fiori, però non abbinati specificamente a dei posti concreti. Quindi questa è l'espansione della Sapienza. Ed ecco che adesso arriviamo al versetto 15, perché l'espansione non è finita. Come cinnamomo e spalato aromatico, come mirra scelta o sparso profumo, come galbano, onice, storace, come nube d'incenso nella tenda. Lei continua a espandersi, ma adesso non come gli alberi nel territorio, ma come il profumo. Il profumo, sappiamo tutti benissimo che il profumo si espande ovunque. Allora, guardiamo anche i profumi, perché no? Che a me piacciono molti. Questi sono i profumi della Sapienza. Sono i profumi che sono stati, non sono inventati, sono veri, li ho cercati, sono i profumi che sono menzionati. La mirra, il galbano, l'incenso, onice, stacte. Quindi, allora, che possiamo dire di questi profumi? Bene, che l'autore si ispira, come fa quasi sempre, a testi antichi. Si ispira al libro dell'Esodo, in due testi, Esodo 30 soprattutto, dove lì si racconta come si prepara l'olio dell'unzione, quindi l'olio che si utilizzava per ungere
la tenda sacra, l'arca della testimonianza, la tavola, il candelabro, gli altari, gli accessori, anche le vesti dei sacerdoti, quindi è l'olio sacro che c'ha una preparazione molto specifica. E poi l'incenso, come si prepara l'incenso? Anche quello viene spiegato in questi testi. E l'incenso sappiamo che ha un uso liturgico, si utilizza soprattutto nel Tempio. Bene, allora, questi elementi che qui vengono applicati alla Sapienza, perché lei ha detto che ho ufficiato nel Tempio, no? Tutto questo è applicato alla Sapienza, guardate, alla fine del libro, nel capitolo 50, verrà applicato non a una figura personificata come la Sapienza, verrà applicato al sommo sacerdote Simone II, chiamato il Giusto, che era probabilmente amico di Bensira, era contemporaneo di Bensira. E Bensira gli dedica tutto il capitolo 50, bellissimo, un poema esuberante di immagini, eccetera, che sono le stesse che troviamo qui applicate a Donna Sapienza. Quindi c'è qualcosa di sacro, c'è qualcosa di liturgico, c'è qualcosa di cultuale, c'è qualcosa di divino in questa Donna Sapienza, che ci avvicina a Dio, ma ci avvicina anche all'umanità, a noi. Ecco, stiamo arrivando alla fine, versetti 16-17. L'autore lascia i profumi e riprende adesso due immagini, due metafore vegetali. Come terebinto ho esteso i miei rami, e i miei rami sono rami di gloria e di grazia. Come una vite ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori danno frutti di gloria e di ricchezza. Ecco, la Sapienza viene paragonata con un albero molto tipico nella Bibbia, il terebinto, che è questo che vedete qui sulla slide, è un albero tipico dei luoghi alti. E nella Bibbia è menzionato parecchie volte, è collegato con i culti cananei, i culti di Cana, nel libro di Giosuè, nella Genesi, incluso diciamo, in quei culti che erano pagani per Israele. Per dirvi che il terebinto viene associato, ha delle connotazioni negative, perché è associato all'idolatria, ai culti illeciti per gli israeliti. Ma non qui. Qui non è negativo. Altro che, no? Ho steso i rami sono rami di gloria, di grazia, quindi rami pieni di vita, immaginiamoli verdi, forti, vigorosi. Ecco, questa è la prima immagine. E la seconda è la vite, no? Come una vite ho prodotto, eccetera, eccetera. La Sapienza è anche paragonata con la vigna, e nell'Antico Testamento la immagine della vigna è applicata sempre a Israele, sappiamo, a Israele, il cantico di Isaia, no? Isaia 5, il famoso cantico della vigna, e tanti altri testi che parlano della vigna. La vigna è ambivalente, perché la vigna è vista sotto una luce positiva in alcuni testi e sotto una luce negativa in altri testi. Nel nostro testo non c'è dubbio, nel nostro testo è completamente positiva. Quindi Bensira si ispira a testi, a metafore antiche, ma diciamo che se le appropria nel senso che a lui conviene, che lui vuole sottolineare. E in questo caso, essendo un autoelogio di Donna Sapienza, tutto è tremendamente, tremendamente positivo. Quindi il terebinto, dico io, è gagliardo e frondoso, la vita è rigogliosa e piena di frutti deliziosi. E quindi questo significa che i benefici della Sapienza si stendono su tutto Israele. L'immagine è esuberante, piena di vita. E così arriviamo alla fine. Ecco, la fine sono questi versetti 19-22, dove troviamo uno stile letterario diverso. Non è più l'autoelogio di Donna Sapienza, è una esortazione che lei fa ai discepoli. Avvicinatevi a me,
voi che mi desiderate e saziatevi dei miei frutti. Infatti il ricordo di me è più dolce del miele e la mia eredità più di un favo di miele. Quanti mi mangiano avranno ancora fame e quanti mi bevono avranno ancora sete. Questa è la frase chiave. Chi mi obbedisce non si vergognerà e quanti si occupano di me non peccheranno. Ecco, io direi che adesso la Sapienza passa dalla metafora delle immagini alla realtà, possiamo dire così, a un linguaggio reale e con un pubblico reale che sono i discepoli. Ecco, il versetto più sorprendente è questo in rosso, il versetto 21. Perché? Adesso questo lo voglio spiegare. Perché la Sapienza, dopo aver offerto i suoi frutti, offre se stessa. Ecco, quindi in altre parole, i frutti della Sapienza sono la Sapienza stessa. Quanti mi mangiano avranno ancora fame, quanti mi bevono avranno ancora sete. Quindi la Sapienza offre se stessa come nutrimento, come cibo e come bevanda. E se percorriamo tutte le pagine dell'Antico Testamento, non troveremo nessun personaggio che si sia presentato se stesso o se stessa come nutrimento, come fonte di vita e di salvezza. Quindi stiamo davanti a un discorso autoreferenziale che si trova unicamente nella Bibbia, qui, in bocca alla Sapienza. Quindi la Sapienza è al contempo la fonte e l'acqua, l'albero e il frutto. Come ho detto, i suoi prodotti sono lei stessa. E quindi la Sapienza parla in prima persona, parla di se stessa, per che cosa? Per invitare, esortare, insegnare, motivare, stimolare, attrarre, nutrire coloro che la desiderano e la cercano perché la amano. Il suo linguaggio è la proiezione poetica di un desiderio che con parole di Paul Beauchamp non è né appagato né del tutto frustrato, ma che già anticipa, benché in modo imperfetto, il suo appagamento. Questo sembra un linguaggio misterioso, ma in parole nostre possiamo dire che, secondo Beauchamp, la figura della Sapienza anticipa la figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Diciamo, il desiderio per adesso né appagato né del tutto frustrato, ma anticipa in modo imperfetto colui che lo appagherà, che sarà il compimento. Ecco, mangiare e bere di solito appagano la fame e la sete, no? Tuttavia, se il cibo e la bevanda che si consumano sono la Sapienza stessa, allora non si raggiunge mai la sazietà. E forse qualcuno di voi ha pensato a Giovanni, al Vangelo di Giovanni, perché questo versetto ha degli echi, ha delle affinità indiscutibili con Giovanni 4,14, Giovanni 6,35. Ecco, anche se uno ne assaggia un po' di questa Sapienza, immediatamente ne desidera ancora. Quindi continuare ad avere fame e sete dove aver mangiato e bevuto sembra una cosa negativa, oppure alquantomeno una contraddizione. Tuttavia nel nostro testo questa paradossa, diciamo questo paradosso, ha una valenza positiva. Forse mio professore, mio maestro, padre Gilbert, Maurice Gilbert, dice: forse l'idea fondamentale di questo versetto è che il banchetto offerto della Sapienza è così ottimo che colui che lo gusta vi ritornerà senza cercare mai più altrove il suo sostentamento. Lui è tentato di interpretare, no? Cosa vuol dire questo versetto. Allora io finisco dicendo che la ricerca della Sapienza non ha limiti, mai. Uno non si stanca mai di cercare la Sapienza, anche se non la raggiunge mai, ma non si stanca mai. Quanto più uno si coinvolge in essa, tanto più cresce il desiderio di incontrarla e tanto più si percepisce lontana la meta da raggiungere. Questa è un'esperienza che lo stesso saggio Ben Sira ha avuto, ha sperimentato, e
E lui, alla fine del suo libro, nel capitolo 51, racconta che lui da giovane ha cercato la sapienza, che ha impiegato tutta la vita cercando la sapienza, che è arrivato anziano e ancora la sta cercando. È l'esperienza di qualsiasi saggio, di qualsiasi ricercatore, di qualsiasi filosofo, di qualsiasi pensatore, eccetera, eccetera, eccetera. In conclusione, mangiare e bere la sapienza, come si mangia il pane, come si beve il vino, significa ascoltare, assimilare e mettere in pratica il suo insegnamento. Concludo con le parole ancora di Beauchamp, che dice che il discorso autoreferenziale che nessun uomo e nessuna donna ha mai fatto proprio, Gesù e lui solo lo tiene. Gesù pronuncia e assume l'io della sapienza. Ecco, e penso che qui abbiamo finito, diciamo, la nostra presentazione. E per quelli che avete interesse, o non per adesso, per dopo, vi ho lasciato anche una breve, breve contenuta bibliografia, dove sta certamente l'articolo che ho citato qui di questo libro, anche l'articolo di Beauchamp che ho citato, e di Murphy che anche ho citato, e altri. Sono pochi, perché non è che vogliamo anche qui dare troppo materiale, però sempre c'è qualcuno che è interessato e dice vado a vedere qualcosa per approfondire. Bene. Poi niente, grazie. Grazie, grazie. 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 Sì, io poi prima ho dimenticato di segnalare questo libro all'interno della collana di cui ho parlato tante volte, La Bibbia e le donne, questa collana in 21 libri scritta in 4 lingue. E perché è così importante? E anche questo testo è l'insieme ad accoglie, è stato fatto dopo un convegno dove c'erano studiose di tedeschi, spagnoli, italiani e inglesi che hanno contribuito appunto a riflettere sui testi sacri. Questo qui è proprio specifico per i libri sapienziali, mm-hmm. Quindi è il risultato di un incontro tra studiose e studiosi, ci sono anche uomini, sì. Che appunto mettono a fuoco la questione delle donne all'interno del testo sacro, perché c'è un modo appunto anche diverso di interpretare, di anche di sottolineare tanti elementi, tanti aspetti. E anzi, l'anno prossimo ci sarà la presentazione di tutta la collana nel 2025, quindi tenetevi pronti perché faremo una grande festa perché sono più di 15 anni che stiamo portando avanti questo lavoro, e che è appunto non soltanto il testo sacro ma anche la storia dell'interpretazione di questo testo, perché capite bene, no? la sapienza nostra Nuria ha detto alcune cose, ma capite che sono tanti. Io pensavo alla sapienza che chiama a banchetto, no? Lei chiama a banchetto, quindi anche là, no? L'immagine del mangiare e del, no? E poi diciamo sì, da noi cristiani siamo, diciamo, tentati di adattarlo poi a Maria, a Gesù. Gesù è la nostra sapienza, Maria è la sapienza. Chiaramente nel testo nell'Antico Testamento questo non c'è, nella cultura ebraica. Però l'attenzione oggi su questo testo, soprattutto da parte della teologia delle donne, della teologia femminista, è proprio questa, come dicevi tu, la fessura, questa spaccatura, no? Questo fatto di aprire una strada per narrare diversamente Dio, no? Un Dio che nella tradizione, no, noi l'abbiamo sempre rappresentato, il Dio degli eserciti, e oggi ancora di più, no? Un Dio vendicativo, oppure il fuoco, il vento. E qui invece abbiamo un'immagine della sapienza che chiama a banchetto, che offre il suo cibo, no? E allora c'è tutto un tentativo, cioè fino a che punto è corretto, però mi sembra che lo spazio ci sia, cioè di pensare che la sapienza può essere un nuovo modo di narrare Dio, quindi apre a una riflessione sull'immagine di Dio che noi abbiamo, certo, ricevuto, mm-hmm. E che trasmettiamo. Quindi volevo qualche parola in più, se poi c'è qualche domanda poi venite a farla, su questo appunto, perché la teologia femminista oggi ha tante, cioè secondo te è arbitraria
l'attenzione della teologia femminista su questa figura, oppure ci sono gli elementi per poter dire che anche nel testo del post-esilio c'è una maturazione in questo senso di una immagine di Dio diversa? Da... Io direi diciamo che no, non è arbitraria assolutamente, perché come ho detto questa figura non è facile, non è facile di declinare, perché stiamo davanti a una creazione letteraria ma che è anche teologica allo stesso tempo, quindi una figura letteraria però che porta un messaggio molto profondo in questi testi, quindi come ho detto sfugge un po', però diciamo, il mio modo di rispondere e anche rispondere alla domanda è che questa sapienza, questa donna sapienza, mi sembra sia un tentativo da parte dei saggi di Israele di esprimere poeticamente, certamente, questa capacità, diciamo, relazionale di Dio, quindi la capacità di comunicazione che ha Dio, diciamo, non soltanto questa parte, come dicevi tu, guerriera, di forza, di potenza, di teofania, che certo c'è nei nostri libri, che è stata studiata e viene sottolineata tante tante volte, ma c'è tutta un'altra parte, diciamo che anche il Dio dell'Antico Testamento è un Dio vicino a noi, molto vicino a noi, con molte caratteristiche, diciamo, che non lo allontanano ma lo avvicinano all'essere umano. Quindi io penso che questa donna sapienza ha questa, è questa espressione, mi spiego, è così vicina senza essere Dio, ma rappresenta, ripeto, questa dimensione relazionale comunicativa che ha Dio. Io l'interpreto così, almeno è una chiave di interpretazione che mi permette leggere questi, il nostro testo e gli altri testi che ho segnalato prima, perché Adriana segnalava il Proverbi 9, no? Il banchetto della sapienza, ma lì nel banchetto della sapienza, la sapienza prepara un banchetto e offre un cibo, il Siracide 24 offre se stessa. C'è una progressione. Sì, sì. C'è qualche domanda? Puoi venire qua perché altrimenti non sentono. Sì, per la domanda. Allora, io sono invece affascinata anche dalla figura della Genesi, dopo il discorso che fa Eva, c'è questa donna che verrà e che schiaccerà il capo alla serpe. Volevo sapere se secondo lei c'è un collegamento in qualche modo con la sapienza. Ecco, il collegamento che di solito si fa è con Maria. Per i cristiani, altrimenti con Gerusalemme, sì. Poi dalla discendenza. Sì, dalla discendenza. Però con la sapienza, almeno che io abbia sentito, che io abbia letto, no. No. I cristiani l'applicano a Maria, sì. Diciamo, la cultura ebraica pensa alla discendenza, no? Questa discendenza di Israele che schiaccerà il male, che quindi non morirà. Però non è collegata con una figura concreta, sì. Diciamo, no, perché sempre la cosa della prima donna, Eva la prima donna, e quindi si fa il collegamento, sì, nella nostra tradizione con Maria, la prima donna. La Chiesa, eccetera, eccetera, ma non direttamente con la sapienza, no. Qualche altra domanda? Sì. Vieni, viene a venire qua, perché se non sentono, è giustamente... Ah, per la gente che è collegata, no? Sì. Dopo tanta bellezza che ci ha trasmesso, la mia curiosità è questa. Come mai poi questo libro del Siracide non è nel canone ebraico? Ecco. Vi rispondo con molto piacere. Allora, il libro del Siracide non è stato accettato nel canone ebraico perché nel momento della formazione del canone, che anche quello è discusso, però più o meno, diciamo il famoso sinodo di Giannia, c'è stato il Rabbi Akiva,
che all'epoca era l'autorità massima nel giudaismo. E Rabbi Akiva si è opposto rotondamente all'inserzione di questo libro, perché lui lo considerava un libro non degno, un libro, io credo, piuttosto settario, che poteva diciamo avere un influsso, diciamo, non buono per i giudei. Però la cosa curiosa, come capita sempre, diciamo che le autorità l'hanno bandito, ma i rabbini, sin dall'inizio, il libro è stato scritto nel 180-185 prima di Cristo, hanno citato il libro di Ben Sira. Quindi nel Talmud abbiamo parecchie citazioni che o dicono Ben Sira o dicono il saggio, e poi viene un testo di Ben Sira, e quindi la tradizione ebraica l'ha mantenuto, come possiamo dire, di nascosto, però ufficialmente non è stato mai accolto. E poi c'è un problema, diciamo, un problema aggiunto, sì, un problema aggiunto, perché l'originale ebraico, ripeto, dal 180-185 prima di Cristo, è andato perso. Sappiamo che San Girolamo l'ha visto, se dice la verità, se non mente, se dice la verità dice di averlo visto, però che ha deciso di non tradurlo quando faceva la Vulgata, no? Perché anche a lui non, questo libro non... Ma perché non penso? No, si rifiutava questo tipo di libri, non, e allora, ok, la cosa è che ha visto questo libro, però poi è sparito dalla circolazione completamente, per secoli e secoli, e quindi già la Chiesa ha preso la versione greca, che è la traduzione che il nipote di Ben Sira fece per i giudei della diaspora, in greco, che non conoscevano l'ebraico e quindi soltanto il greco. Quindi quella traduzione greca è quella che trovate in tutte le Bibbie del mondo, la traduzione nelle lingue vernacole di quel greco. E così è stato fino all'anno 1896, perché nel 1986 c'è stata, la storia è un romanzo, non la posso raccontare qui, dovremmo fare una serie, come Netflix, fare delle puntate, però in poche parole sarebbe stata questa la cosa, che c'è stato uno studioso, Shalomon Schechter, no, a Cambridge, che ha scoperto per puro caso un frammento ebraico di Ben Sira. L'ha scoperto grazie a due signore, a due gemelle, che ricche, erudite, benestanti dall'Inghilterra, che giravano già a quell'epoca il mondo, acquistando manoscritti, opere d'arte, eccetera, eccetera. Quelle due hanno fatto un'escursione, diciamo, grande, un viaggio grande all'Egitto, a comprare delle cose, e hanno acquistato dei manoscritti. E poi a casa si sono dedicati a studiarle, perché queste signore conoscevano il greco, l'aramaico, conoscevano il siriaco, è una cosa incredibile. No, povera me. Allora, e così hanno acquistato, e poi a casa hanno studiato, ma quel manoscritto non sapevano come classificarlo, non sapevano che cosa era quel manoscritto. Quindi hanno chiamato l'amico professore, gli hanno detto portati il manoscritto a casa, studialo e vediamo se ci puoi dire che cosa è. Quello lì conosceva il testo greco di Ben Sira, è l'unico che c'era. E lui, essendo ebreo, conoscendo la lingua ebraica, leggendo quel manoscritto, dice questo mi suona, questo forse è andato a prendere il testo greco, dice questo è il testo ebraico di Ben Sira. E allora gli ha detto alla moglie, dice guarda, finché la Bibbia esiste, il mio nome diventerà eterno. Perché una scoperta come quella era troppo, no? E lì è scattato tutto, perché dopo di lui ci sono state tante altre scoperte. Certo, lui mica stupido, cioè si è nella sinagoga del Cairo dove è stato trovato questo, non sarà l'unico, sicuramente lì ci saranno altri, e poi ha trovato i soldi per poter andare lui al Cairo, è andato alla sinagoga di Ben Ezra dove era stato trovato il primo manoscritto, e lì ha portato via
tutto quello che ha potuto a Cambridge, e adesso ce l'abbiamo lì a Cambridge, ormai sta quasi tutto digitalizzato già, e abbiamo oggi abbiamo come il 70% del libro di Ben Sira in ebraico. Sì, sì, una storia di quelle. Va bene, salutiamo allora, grazie. Niente, alla piacere. Nostra al Duc Beganages, e ricordiamo il prossimo appuntamento con Silvia Zanconato, e lasciamo la sapienza, entriamo nella profezia. È la prima profetessa, Miriam. Grazie a lei si salva Mosè, diciamolo che Mosè è stato salvato dalle donne, e lo scopriremo con Silvia Zanconato il mese prossimo. Grazie, arrivederci, buonasera. Grazie, grazie. Ecco, grazie di portare il libro, perché pesa, eh? È buono, sono queste, è questo materiale super pesante. Quindi tu hai già scritto tutto, quindi lo puoi mandare. Io sono così, non, sono, è una deformazione professionale.